questo ultimo allenamento della seconda settimana di Back to Work 1. Siamo giunti quasi alla fine di questo percorso, sono davvero molto contenta e spero davvero che gli allenamenti vi stiano piacendo e vi stiano dando un po' di motivazione anche per volervi prendere cura di voi stessi, del vostro benessere fisico e mentale. Siamo arrivati quindi a questo allenamento anche oggi, 30 minuti non stop di Booty Sculpt and Fat Burner. Che cosa vuol dire? Che andremo a lavorare attraverso un circuito bello impegnativo, perché saranno 17 minuti di circuito senza pause, in cui appunto andremo a lavorare sia il cardio, quindi fat burner, andiamo a bruciare tante calorie, tanto andremo appunto ad allenare molto il cardio, e andremo poi ad inserire alcuni esercizi appunto per le gambe, i glutei, e poi dopo andremo a fare un altro circuito con le nostre booty band in cui proprio andremo a massacrare i glutei. Quindi se poco poco vi siete riposati ieri con lo yoga e in questi giorni, oggi sbam, vi preparo io per il weekend, altro che andare a ballare. Domani vi ritroverete così come dei vecchietti con i vostri dolori e DOMS ai glutei e alle gambe. Ma non perdiamo tempo, iniziamo subito come sempre un primo circuito di riscaldamento. Andremo a fare 2 minuti in cui alterneremo corsa sul posto e skip veloce, tanto per riscaldare un po' le caviglie, attivare un pochettino il core. Quindi partiamo subito con 2 minuti di riscaldamento, i nostri soliti 10 secondi di preparazione. Partiamo appunto con una corsa sul posto da 30 secondi. Ci siete? Via! Inizia Back to Work, l'ultimo allenamento appunto della seconda settimana. Ovviamente ci saranno tante persone che lo stanno facendo in diretta in questo momento insieme a me, alle 18:30 di venerdì, e ci saranno altre persone che lo faranno in differita, quindi dopo, tanto tutti gli allenamenti di Back to Work rimangono sul canale, rimarranno sul canale. Cambio, skip basso, non skip troppo alto, però skip veloce. Cominciamo a riscaldare anche un po' il core, quindi mi raccomando anche qui sempre core attivo, l'ombelico lo spingiamo verso dentro, tutto il corpo si muove, le braccia seguono. Ricominciamo poi con la nostra corsa sul posto, 3, 2, 1, corsa sul posto, perfetto, non molliamo, cominciamo a respirare, questo è niente, dopo ci aspettano 17 minuti non stop, che uno dice 17 minuti, non so un cacchio, beh, quando vi allenate posso assicurare che 17 minuti non passano, ma noi li facciamo passare con la mia simpatia. Ci siamo? Forza! Skip! Veloce, forza, non mollare! Attiviamo tutto il corpo, anche le braccia. Come vedete, le braccia non sono morbide, ma sono attive. Seguono le gambe. Forza ancora 5 secondi, 2 1, ok, primo circuito andato, grazie mille. Ok, ci siamo, riscaldamento, volete bere un po'? Io come sempre non ho la mia borraccia, anzi facciamo così, amore, mi porti la mia borraccia con dell'acqua, grazie. Grazie. Ok, perfetto. Allora, vediamo un attimo. Iniziamo subito. Pronti per questi 17 minuti. Allora, iniziamo con nel metterci ad un'estremità del tappetino, perché dovremo fare 3 skip laterali con blocco. 1, 2, 3, blocco. Blocco, anche qui, addome, forza, braccia che accompagnano, lo facciamo per 1 minuto, quindi non
vi sfaticate, perché tanto siamo ancora all'inizio. Facciamo dei piccoli passetti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piccoli passetti e poi blocco. Forza! Ancora, pochi secondi, 2, 1, ok, prendiamo subito una kettlebell, swing, kettlebell o manubrio o bottiglia d'acqua, andiamo, 1, andiamo a fare più o meno 30 secondi con un braccio e poi 30 secondi con l'altro, oppure tutte e due insieme. Respirate. Forza. Qua mi raccomando, non sono le braccia e le spalle che spingono, ma i femorali. Quindi spingo. Spingo e stringo i femorali. Spingo. Spingo. E vedrete che le braccia si alzeranno da sole. Quando vado giù, sento i femorali che tirano. Ok, skip basso con pugnetto. Quindi vado col pugno avanti. Anche qui, coordinazione. E soprattutto braccia rigide. Non devono fare questo le braccia. Ma un po' come se ci stessimo preparando per un incontro. Forza, forza, forza. Sempre non così basso, ma all'altezza del viso. Forza. Ancora 10 secondi. Poi andremo giù con un mountain climber. Non troppo veloce, eh? 2, 1, ok, andiamo giù. Mountain climber, ma non lo facciamo troppo veloce. 1, 2, 3, 4, 5, forza. Qui mi raccomando, come sempre, bacino in retroversione, addome duro, l'ombelico che schiaccia verso la colonna vertebrale, e da qui vado, 1, stringo i glutei, non è questo, mi raccomando, plank, e poi vado, cerco di avvicinare il ginocchio al mento, forza, ancora 10 secondi. Forza, ok, ci mettiamo in piedi, arriva un esercizio molto difficile, più o meno, burpees con un braccio, cosa vuol dire? Che vado giù e vado giù, vedrete che i primi saranno più complicati, poi iniziamo a prenderci la mano. Se risulta difficile, fatelo ovviamente con due braccia. Un braccio potrebbe risultare più difficile dell'altro. Nel mio caso, per esempio, la sinistra. Forza ancora. Ok, perfetto. Skip come prima, ma i pugni verso l'interno. Quindi questo. Ok. Forza, più veloce. Quindi facciamo
questo movimento con le braccia. Forza, forza, forza. Siamo al sesto esercizio. Ne mancano ancora 11. Forza, forza, forza. Dopo andremo a terra e prenderemo un manubrio. Ci siete? Skip, forza, forza, forza. 3, 2, 1. Ok, andiamo a terra. Prendiamo un manubrio, ci sediamo. Trazione twist. 1, 1. Appoggiate pure i piedi. Forza. Respiriamo. Utilizziamo questo esercizio per recuperare un po'. Buttate fuori l'aria. Inspirate. L'ombelico sempre verso dentro. In questo modo andremo a lavorare per bene l'addominale. Il peso va a destra e a sinistra. La testa segue, mi raccomando. Ci metteremo poi in piedi, prenderemo un altro peso, quindi in questo caso due manubri. Ok, vado su, prendo anche il secondo manubrio, me lo metto sulle spalle e vado in squat, sumo squat. Anche qui, recuperate. Iniziamo a riscaldare un po' le gambe. Forza, ginocchia sempre aperte. Andiamo giù, stringiamo le chiappe. Giù, su e stringo le chiappe. Ok, ancora. Su. 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 Ancora. Due. Uno. Ok. Stringo un po' i piedi. Abbasso i pesi. Vado sempre in squat. Uno. Due. Tre. Qua non fa niente se non riuscite a scendere molto. In base alla vostra mobilità. L'importante è che quando vado su, stringo le chiappe, vado giù, stringo le chiappe, vado giù, stringo le chiappe, ok? Dopodiché poseremo i pesi e faremo un jump squat. Sei contenti? Non credo. Ok, ancora vado giù, stringo, giù, stringo, perfetto, poggio i miei pesi e vado, touch, apro, jump squat, apro, chiudo. Forza, ancora. Ancora 30 secondi, forza! Non mollare! Dopodiché avremo... Wow, figo! Forza, forza! Non mollare! Ancora 10 secondi! Lo so, comincia a bruciare! Ok, perfetto, abbiamo squat, pulse, pulse, apro, sumo, chiudo, regular, apro, sumo, chiudo, regular, apro, doppia pulse, chiudo,
doppio pulse, apro, doppio pulse, chiudo, doppio pulse, forza, chiudo, apro, chiudo, forza ancora, apro, doppio pulse, chiudo, vado giù, ok, pronti per il prossimo? Ok, mi metto un'estremità del tappetino, vado in avanti con la gamba destra, scendo in affondo e vado semplicemente a fondo. Tutto il peso sul gluteo, più l'affondo sarà lungo, più andremo a lavorare questa zona qui. Vado giù, su, giù, su, giù, su, sfioro con il ginocchio e il pavimento, su, giù, su, giù, su, giù, forza, tallone che va appeso, e non voglio che buttate tutto il peso sulla parte avanti con la parte avanti del piede, ok, cambio, quindi gamba sinistra in avanti, affondo bello lungo e vado giù, forza, su, giù, su, giù, sentite il femorale che tira e che spinge verso l'alto, forza, su, giù, su, ancora, schiacciate bene il piede sul tallone, non sulla punta dei piedi, sto per perdere l'equilibrio, ok, voi continuate, su, 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 forza ancora, qualche secondo, siete pronti per il prossimo? Ok, prossimo, vado indietro con l'affondo, quindi mi metto questa volta avanti al tappetino, vado indietro, 1, 2, 3, skip, 1, 2, 3, skip, 1, 2, 3, skip, cerco di mantenere sempre l'equilibrio con la gamba in appoggio, senza mai toccare con l'altra gamba a terra, se non quando vado indietro. 1, 2, 3, quindi non faccio questo e poi questo, ma faccio direttamente questo. Dietro, 3 e vado su. Dietro, 2, 3 e vado su. Dietro e vado su. 1, 2, 3 e vado su. Ultimo. Ok, cambio gamba, quindi con la gamba sinistra vado indietro, 1, 2, 3 e vado su, 1, 2, 3 e vado su, 1, 3 e vado su, 1, 3 e vado su, 1, 2, 3 e vado su. Forza, ce ne mancano ancora due. E vado su. E vado su. Scusate. E vado su. Ancora. Ultima. Tre. E vado su. Perfetto. Apertura laterale a destra in squat, quindi mi metto al centro del tappetino, vado, 1, 2, altro lato, 1, 2, altro lato, 1, 2, altro lato,
Ancora. Forza, ci manca solo l'ultimo. Su. Su, dall'altro lato. Ok. Altro lato. Ci siamo, forza. Solo gli ultimi. Altro lato. Facciamo l'ultimo. Ok. Ci mettiamo in isometria su uno squat per un minuto. Siete pronti? Via. Forza. Peso sui talloni, baricentro verso dietro, ginocchia aperte, lo sguardo avanti, le mani possono stare avanti per pregare il dio del fitness che questo minuto passi il più in fretta possibile. Preghiamo, facciamo una pregherina nei commenti per il dio del fitness. Oh, dio del fitness, fai passare questo minuto di isometria il più velocemente possibile. Allarghiamo le ginocchia, stringiamo questi glutei. Facciamoli lavorare. Lo sapevate che mancano ancora 10 secondi? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oddio! Ok. Abbiamo terminato questo circuito. Scusate, pausa, acqua, perché non sono una macchina e ho bisogno di bere. Cambio circuito, questi saranno 10 minuti, ma in questi 10 minuti faremo soltanto 4 esercizi, perché ogni esercizio durerà ben 150 secondi. Ok? Quindi, la mia coda che l'avevo fatta benissimo, ma è andata a cagare, vabbè, fa niente, questo è il bello del fitness live. Prendo la mia booty band, in questo caso prendo la booty band rosa, quella quindi leggera, ma se voi avete le mie booty band, avete anche quella grigia, che è quella medium, e quella nera, che è quella strong. Tutte e tre le trovate in un pacchetto unico sul mio sito. Vi lascio giù nel box in descrizione il link per andare a vederle, magari ad acquistarle per supportarmi in tutti questi bei progetti. Allora, metto la mia booty band. I prossimi esercizi vi spiego un attimo qual è la regola, perché seguono tutti e quattro la stessa regola. Andremo in progressione, cosa vuol dire? Facciamo un esempio, il primo è lo squat. Io vado in squat, sumo, bello largo, la band ovviamente tira, faccio uno squat, faccio uno squat e un pulse, due squat, due pulse, tre squat, uno, due, tre, tre pulse, uno, due, tre, e così via, 4, 5, 6, e così via fino ad arrivare a 150 secondi. Il secondo esercizio, per esempio il ponte, anche qui mi metto a terra e vado, faccio un ponte, un pulse, due ponte, due pulse, tre ponte, tre pulse, ok? Io comunque terrò il conto insieme a voi, sappiate che mi perderò perché c'è proprio matematico quotato, proprio 10 su 10 che perderò il conto, ma vabbè, anche questo è bello della diretta, cercherò di contare insieme a voi. Ci siamo? Forza che siamo già a 26 minuti di registrazione e siamo già a, ragazzi, 210 calorie bruciate con il mio Amazfit, che è con cui conto appunto calorie e tutto quanto durante l'allenamento. Ci siamo? Start!
Iniziamo quindi con lo squat. Ovviamente se non avete la booty band, avete un elastico, va bene. Se non avete niente, va bene lo stesso. L'importante è fare attenzione alle ginocchia. Via! 1, 2, 2 puls, 1, 2, 3, 2, 3, 3 puls, 1, 2, 3, ancora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, forza, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, alla vostra velocità, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puls, 1, 2, 3, 4, 5, 6, torno su, stringo i glutei. Partiamo per i 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puls, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, torno su, stringo questi glutei, prendetevi un po' di pausa, forza, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puls, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stringo i glutei, forza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 9 puls, forza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, torno su, ancora, 1, 2 e stop, vado giù, ponte, so che le gambe ormai stanno bruciando. Ci siamo? Ponte, 1, un puls, 2, forza, 2 puls, 3, 2, 3, 3 puls, 1, 2, 3, ancora, forza, togliamo la booty band se comincia a diventare troppo difficile, 1, 2, 3 e 4, 4 puls, 1, 2, 3 e 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4 e 5, 5 puls, 1, 2, 3, stringo i glutei, 4 e 5, vado giù, ancora 6, 1, 2, 3, non chiedetemi perché sto con le braccia all'aria, 5, 5 puls, 1, 2, 3, 4, 5, forza, parto con 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 6 puls, 1, 2, 3, 4, 5, 6, forza, forza, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 puls, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, forza, 8, forza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 8 puls, 1, 2, 3,
Forza queste chiappe. 6, 7, 8. Forza, partiamo. Ok, perfetto. Mi metto in quadrupedia. Vado con gli slanci. Stesso discorso. Quindi vado 1 e un pulse. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, forza, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, forza ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, forza, parto con 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pulse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, forza, 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 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pulse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, ragazzi, brucia tantissimo, forza, continuiamo, 1, forza, siamo 8, 6, 7, 8, 8 pulse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, mio Dio, ancora sono gli ultimi secondi, proviamo, arriviamo a 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pulse, forza! Ok, cambiamo gamba, partiamo subito con la sinistra, 3, 2, 1, rifacciamo la stessa cosa, 1, un pulse, 1, 2, 1, 2. Mi raccomando, quando fate questi esercizi, io me ne rendo conto anche su me stessa, se contraggo bene il gluteo, anche quando vado su, voi continuate, riesco a sentirlo bene. Partiamo con i 4, 1, 2, 3, 4, 4 pulse, 1, 2, 3, 4, forza, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pulse, 1, 2, 3, 4, 5, come se volessi davvero spingere col tallone sul soffitto, forza, 4, 5, 6, forza, 6 pulse, 1, 2, 3, 4, 5, forza, siamo a 7 pulse, 7, scusate, mi slanci, 2, 3, 4, 5, 6, forza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, scusate, mi eravamo a 7, 1, ve l'ho detto che mi sarei confusa a un certo punto, partiamo con gli 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pulse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piede a martello, mi raccomando, partiamo con i 9, forza, 1, 2, 3, il tallone va su, 4,
5, 6, 7, 8, 9, ok. Ragazzi, questo allenamento è terminato. Abbiamo totalizzato 37 minuti di allenamento con una massima aerobica di 144 battiti al minuto e più di 280 calorie perse in 30 minuti. Io direi ottimo allenamento, adesso riposatevi durante questo fine settimana e noi ci rivediamo lunedì per il prossimo allenamento, quindi l'ultima settimana di Back to Work. Ciao ciao!